Sabato scorso, all'interno della sezione FIDAPA di Mussomeli, si è tenuto il passaggio di consegne tra l'uscente presidente Emilia Di Piazza e la nuova presidente Maria Teresa Cannarella. La cerimonia è stata officiata da Claudia Falletta, attuale tesoriera della sezione, in sostituzione della segretaria Giusy Spoto, assente per esigenze lavorative. La riunione ha avuto luogo presso il circolo Terapia Paolo Emiliani, giudici, presidente Calogero, Mistretta, un luogo proprio dove nel marzo del 2018 la sezione è stata costituita da Cettina Corallo, attuale presidente nazionale. Ecco la nuova composizione del direttivo della FIDAPA sezione di Mussomeli per il biennio 2023-2025. Consiglio di sezione presidente Maria Teresa Cannarella. Past President Emilia Di Piazza, Vice Presidente Ilaria Sparacello, Segretaria Giusy Spoto, Tesoriera Claudia Falletta, mentre per i revisori dei conti Maria Antonella Mistretta, Rosalia Gingorusso e Lia Caruso. La sezione FIDAPA di Mussomeli ha avuto l'onore di avere la presenza della Presidente del Distretto Sicilia, Letizia Bonanno. Le soci poi hanno ringraziato Emilia Di Piazza e tutto il direttivo per l'ottimo lavoro svolto durante il biennio trascorso. La neopresidente Maria Teresa Cannarella ha ringraziato i numerosi intervenuti e si è rivolta ai rappresentanti delle varie associazioni, auspicando un futuro ricco di collaborazione. Ha inoltre accennato agli eventi programmati per il futuro. Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco di Mussomeli, onorevole Giuseppe Catania, da sempre vicino alla sezione, e il sindaco di Acquaviva, Salvatore Caruso, che si è reso disponibile per le future cooperazioni. Per sviluppare e crescere insieme nel perseguimento delle nostre finalità. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare gli inni.
benvenuto alle autorità FIDAPA, autorità istituzionali, amiche e gentili ospiti, che mi pregio di presentare e che prego di accomunare alla fine in un unico applauso. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera le seguenti autorità FIDAPA: la Presidente del Distretto Sicilia, Letizia Buonanno, la già Presidente Distretto Sicilia, Rosa Maria Lascola, e le rappresentanti delle delegate delle varie sezioni FIDAPA di provincia. Salutiamo inoltre il nostro Sindaco di Mussomeli, di Club Service, il sindaco di Acquaviva, il Club Service Rotary di Mussomeli Valle del Plateni, e infine tutte le nostre socie FIDAPA di Mussomeli e le varie associazioni presenti. La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. I suoi obiettivi cardine sono infatti valorizzare le competenze e la preparazione delle socie, indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita delle donne, incoraggiare le donne a un continuo impegno nella vita sociale, adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali, si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione. Adesso diamo concretamente inizio alla cerimonia, passando la parola alla Past President del biennio 2023-2025, Emilia Di Piazza. Grazie Claudia, buonasera a tutti. Claudia, impeccabile tesoriera, segretaria e cerimoniera del biennio appena trascorso, del 2023, come diceva lei, adesso invece è tesoriera per il biennio che ci apprestiamo ad affrontare, ad aprire, e oggi comunque qui, sempre nella veste di cerimoniera, in sostituzione dell'attuale segretaria, la nostra Giusi fuori per motivi lavorativi. Dunque, a tutti gli effetti ufficialmente oggi sono past, ne prendo atto, anche se qualcuno avrebbe suggerito il più appropriato pest nel caso specifico, che a suo dire sarebbe più pertinente, ma mi rimetto alla sensibilità di ognuno poi per la scelta del termine più adatto. I saluti ovviamente non si ripetono, quindi mi associo a quelli già egregiamente fatti da Claudia. Permettetemi tuttavia qualche doveroso, sentito e personale ringraziamento, a partire dai soci del Circolo Trabia, dal loro presidente Calogero Mistretta, che oggi stasera ci ospitano, facendoci sentire come sempre a casa nostra. La scelta del luogo non è affatto casuale, proprio perché la FIDAPA è stata tenuta a battesimo qui nel marzo del 2018 da Cettina Corallo. È nata come una costola, potremmo dire, della vicina sezione di Cammarata San Giovanni Gemini, quindi sezione matrina, attualmente è la nostra sezione matrina, e per iniziativa di Ilaria Sparagello, socia storica e fondatrice appunto della sezione di Mussomeli, che, avendo maturato già lei un suo percorso all'interno di quella sezione, ha preferito replicare il modello qui a Mussomeli. Poi c'è un altro discorso che c'entra niente con la FIDAPA, che però è sempre importante secondo me, ed è l'importanza, la valenza simbolica di questo posto, che per noi è un luogo fondativo di Mussomeli, già sede del Palazzo del Principe, che insiste su Piazza Roma. Quindi penso che sia stato proprio, lo possiamo prendere a simbolo dello scambio di quando il mondo si interfacciava nella piazza e non sui social, come siamo abituati a fare oggi. Quindi quale scelta migliore? Ritorno alle origini per noi e alle origini pure del nostro paese.
Grazie al sindaco, l'onorevole Giuseppe Catania, che anche oggi, a compimento, a conclusione di una maratona durata ad occhio e croce quasi 2 anni, ci onora della sua presenza, cosa che nel suo caso non è poco, perché essendo il nostro sindaco anche un deputato regionale, ovviamente gli impegni non gli mancano. Grazie anche per averci sempre concesso tutte le volte che lo abbiamo chiesto il patrocinio gratuito, ce lo siamo sempre trovato, poi si potrebbe fare di più, ma mai mettere limiti alla provvidenza in questo senso. Grazie ovviamente. Mai mettere limiti alla Corte dei Conti. E alla sua bontà, ci mancherebbe questo a prescindere. Anche sul fiato. Infatti, grazie ovviamente alla nostra Presidente del Distretto Sicilia, Letizia Buonanno, alla sua prima uscita ufficiale in rappresentanza. Nel distretto Sicilia, cosa questa che ovviamente ci inorgoglisce particolarmente come sezione, ci riempie il cuore di gioia, anche perché Letizia, nome, ne lo possiamo dire, ci sta benissimo. Oltretutto lei viene da Villafranca, che non è proprio dietro l'angolo, in provincia di Messina. Ringraziamo quindi anche il marito che cortesemente ci ha portato fino a qui, probabilmente insomma. E poi insomma diciamoci pure, Letizia Buonanno è stata un'eccellente vicepresidente del biennio appena trascorso, ma non solo questo, sempre disponibile, sempre aperta al dialogo, al confronto. Poi dico, al di là della carica e della figura, ha preso in carico la sezione di Mussomeli in un momento particolare, ma dice sempre in aria, momento critico subito dopo la Costituzione, quindi lo dobbiamo anche a lei se noi oggi siamo qui. Quindi grazie Presidente di tutto. Grazie a voi. Grazie a Rosa Maria Lascola, un'altra sorpresa da Termini Imerese, anche lei insomma ci ha detto che non è stata proprio una passeggiata così di piacere, però aveva invece il piacere di esserci. Anche lei, come già rappresentata Claudia, già past presidente del distretto Sicilia, già presidente del distretto Sicilia. Grazie poi a tutti quanti hanno collaborato a vario titolo con la Filapa, con la sezione di Mussomeli, a ciò che insomma tutti gli eventi andassero a buon fine. In particolare mi sento di ringraziare la Proloco e Bici Sicilia. Qui abbiamo la presidente della Proloco, Zina Falzone, e anche le varie socie che al di là insomma delle presidenti sono sempre state presenti ad ogni evento che abbiamo avuto il piacere di condividere. Grazie al maestro Stefano Indelicato, che ha fatto la colonna sonora ai nostri eventi. Grazie all'amico Santo Di Miceli, che non c'è ma che è stato per me un referente prezioso, dispensatore di buoni consigli. Grazie a Mario Termi, sto ringraziando anche delle persone che non ci sono, però è giusto così. L'artista Mario Termini, che tutte le volte che è stato interpellato si è caricato del peso reale e metaforico, mi sento di dire, delle sue opere d'arte, ed ha arricchito ogni evento, ogni incontro. Grazie ai colleghi, posso dire della stampa, il nostro direttore del Fatto di Stena, Carmelo Barba, che ci sta onorando del suo prezioso servizio. Grazie a Roberto Mistretta, che ci ha sempre dato voce, ovviamente al mio amico il direttore Alberto Barcellona, che idem si è speso molto per la nostra sezione. Grazie a Tanino Nola, proprietario dell'agriturismo Monticelli, che ci ha sempre sostenuto mettendo a disposizione la struttura per la sezione e per i nostri ospiti. E grazie ovviamente alla sezione di Camarata, che oggi non può esserci e con la quale abbiamo condiviso questo percorso, oltre che insomma i nostri natali, un percorso molto proficuo che sono sicura che continuerà anche durante tutto questo biennio. E poi grazie ovviamente a coloro che sono state per me l'anima di questo biennio, della Filapa di Mussomeli, che sono le socie, che veramente a vario titolo hanno contribuito a ciò che si andasse avanti e che oggi siamo ancora qui, è merito loro. Nell'ambito della Filapa, la Presidente me ne darà atto, c'è una parola che è serpeggia molto nell'ambito della Filapa, è un termine forse che delle volte viene anche un poco abusato, nel senso che quando se ne fa un uso smodato, e questa è la parola sorellanza, quasi come se noi donne avessimo sempre bisogno di una giustificazione agli occhi del mondo quando facciamo qualche cosa. Però mi sento di dire che
La sorellanza noi nell'ambito della sezione di Mussomeli l'abbiamo sperimentata costantemente, quotidianamente, e nelle semplici e nelle cose importanti della vita, ritrovandoci, abbiamo fatto gruppo anche nei momenti, anche nella nostra vita privata, un gruppo coeso, ci siamo divertiti a prescindere insomma dall'impegno che comunque abbiamo profuso in tutti gli eventi che abbiamo fatto. La FIDAP è una bella realtà, mi sento dire, all'interno della quale ognuno può dare e può ricevere quello che alla fine insomma si aspetta di fare. Per certi versi è una scommessa. E io sono stata felice di avere maturato con ognuna delle mie socie un rapporto speciale, con chi già c'era lo abbiamo consolidato, con chi è arrivata ora lo abbiamo costruito e alla fine insomma abbiamo messo su una bella realtà. E mi piace queste socie nominarle una per una, se mi permettete, è il mio ultimo discorso, quindi qualche minuto in più me la posso... l'ultimo discorso di chiusura ci mancherebbe, quindi partirei da Ilaria, che come dicevo prima insomma la figura fondamentale di riferimento che con grande senso di responsabilità per l'associazione insomma ci ha portato fino a qui, ci ha guidate ovviamente, poi non ci ha fatto mancare mai i suoi dolci, non è una cosa da poco, e la ringrazio anche per avermi voluto come sua, in questo caso manca il femminile di successore, presidente, ci abbiamo attrezzato. Successore bruttina, quindi mi limito a dire che mi ha voluto come prossima presidente insomma dopo di lei, con chiaramente insomma con l'approvazione di tutte le socie, forse perché alla fine non c'erano neanche candidate, quindi in fin dei conti insomma ci siamo ritrovate qui e siamo qui. E con lei abbiamo condiviso tante cose, con Ilaria, la nascita, questo percorso che ovviamente come tutti gli esordi non è mai felice, però abbiamo condiviso la responsabilità di questa sezione, per carità ci sono state a volte anche delle divergenze, ma che però abbiamo superato proprio nella volontà del bene della sezione. Sì, devo dire di sì, perché ovviamente alcune volte in base alla propria storia personale che si matura anche all'interno dell'associazione, però devo dire abbiamo sempre fatto sintesi, e questo ne è testimone pure Teresa, che insomma adesso si trova anche in questo mi sento di dire, diciamo proprio all'apice, in questa continuità, benissimo. Appunto, ora è il turno di Teresa, che è una socia concreta e fattiva che mi ha sempre sostenuto dall'alto della sua pacatezza. Teresa è quella che mette sempre le cose al posto giusto, con pragmaticità e con tranquillità, insomma, è evidentemente una persona nella quale credo molto, una figura nella quale credo molto, in cui ripongo tutta la mia fiducia. L'insegnante, un artista che so già che appunto nel segno della continuità darà sicuramente il suo tocco personale all'associazione. Ha messo a disposizione il suo B&B tutte le volte che è stato necessario. Con lei siamo state a Miscemi, nel convegno organizzato dalla nostra presidente nel biennio scorso, quando era vicepresidente, c'era anche Iosella, è stata una bellissima esperienza. Una cosa molto interessante, sempre col patrocinio del sindaco, del nostro comune, quindi ecco, questo significa anche poi fare rete, fare uscire la FIDAPA fuori dai confini e quindi insomma aprirci al mondo. Poi c'è Claudia che l'ho vista nascere come cerimoniera, dicevo, e anche come conduttrice di tutti gli spettacoli, tutti gli eventi che abbiamo organizzato, soprattutto quelli di spettacolo, di musica, si è trovata sempre molto bene, anche lei ha messo sempre a disposizione le risorse del suo negozio, molto scrupolosa, devo dire, e siamo qui. Poi c'è Adriana, tra le socie storiche, con la quale anche con lei ho avuto modo di condividere diversi momenti, non solo qui, ma soprattutto fuori porta con Adriana. Ed è stato bello, come dicevo prima, appunto anche fare gruppo, cioè ritrovarsi nell'intimità, anche quando vengono a cadere le sovrastrutture che molto spesso insomma, ci impediscono poi i rapporti cosiddetti veri. Con Adriana, per esempio, abbiamo dormito nello stesso letto, ma questo non per sorellanza, per ragioni sicuramente molto, molto meno nobili. Due grandi assenze oggi sono quelle di Liliana, che con le sue rime in vernacolo è sempre stato il valore aggiunto per ogni evento, e Giussi che cominciamo fuori per questioni di lavoro. Tra le socie storiche ci sono Lia, Antonella, Maria, che magari, voglio dire, per motivi personali,
personali legate ad un proprio momento della vita non sono state presenti, però già solo che ci sono e continuano ad esserci, il sostegno è sempre importante. Che mi sento di dire che la sezione di Mustomeli di questo ne ha fatto sempre un punto di forza, il fatto di non aver avuto mai un dissidio, mai un'opposizione, insomma siamo andate sempre d'accordo e spero che continueremo ad andare avanti così. Quindi farei un applauso a tutte le socie storiche. Ci sono state le nuove che sono state una scoperta non piacevole ma piacevolissima, e partirei da Giacinta. Da Giacinta, che è stato un meraviglioso ritorno. In Giacinta ci siamo innamorate e siamo qui. Ho riscoperto una poetessa, figlia del lockdown, che praticamente in poco più di 2 anni ha bruciato tutte le tappe, ha ricevuto tantissimi premi, quindi si è portato un po' in giro per il mondo. Grazie a Giacinta a tutte le volte campanilismo diciamo che l'applauso è partito dal sindaco di Acquarina, non sarà un caso, ecco, giustamente, vedi? Grazie a Giacinta poi dobbiamo un'altra cosa, la presenza di Maria Carmela. Maria Carmela delle sue virtù, del suo talento ne fa assolutamente mistero, ma è una persona veramente che sa tanto, sa dare tanto, e che sicuramente, insomma, avrà il suo bel da fare all'interno di questo biennio, che è una persona meravigliosa. Poi c'è Josellina, che io definisco la mia pupilla assieme a lei, sono le mie pupille. Josella, non c'è stato evento di sua pertinenza o di sua competenza dove non si sia fatta apprezzare per le sue grandissime capacità di critica. È una persona molto dolce, all'occorrenza decisa, e secondo me anche segretamente convinta del suo talento e del suo valore. Poi abbiamo un'altra Josella, quella che è la Upsilon, perché lei è con la J, che è anche vicepresidente del Consiglio, una persona veramente, pure lei, speciale, mi sento di dire, della quale ho apprezzato, oltre ovviamente la carica che riveste, che per noi è il motivo di onore, la capacità di dire le cose come le vede, che non è poi così comune. E questa è una cosa che mi ha fatto stare bene, non male. E quindi gliene voglio dare merito. Dietro di lei c'è Alessandra, l'esplosiva, che è arrivata in Filippo proprio da pochissimo, subito si è messa all'opera. Lei viene dalla città e quindi sta scontando questa pena di vivere in un paesino come Mustomeli, ha ripiegato sulla Filippo giusto per trovare qualcosa da fare, no? Devo dire che appunto si è messa subito all'opera, ed è grazie all'iniziativa di Alessandra, cioè abbiamo fatto questa 3 giorni sulla legalità, che effettivamente è stato un evento molto importante, impegnativo per carità, ma comunque molto importante. Poi abbiamo Maria Concetta Falletta, anche lei molto impegnata nel sociale, è comunque divisa tra la professione, gli hobby, la passione, la vocazione del marito per la politica, che sappiamo quella non si può controllare, ci mancherebbe. Poi un grazie doveroso sento di doverlo fare a mio marito, che fra mille imprecazioni e infiniti silenzi, insomma, si è accollato tutto quello che il biennio comporta. A questo proposito, insomma, tutta la solidarietà a Enzo, giusto? Che già da stasera, insomma, si è offerto di occuparsi del buffet, quindi è già entrato nel mood, il marito della presidente. Comunque tranquillo Enzo, andrà tutto bene, non ti preoccupare. Grazie ai miei figli che mi hanno pure sostenuta fisicamente quando c'è stato bisogno, e grazie a tutti voi presenti per aver voluto, per volere condividere con noi questo momento molto importante, un momento rappresentativo che ovviamente chiude un percorso e ne apre un altro, nel segno della continuità. Mi avvio alle conclusioni, perché poi insomma avremmo fatto un video, Alessandra si è occupata di fare questo video. Ci tengo solo a dire che 21-23 è stato un biennio straordinario, nel senso proprio letterale del termine, considerato che la FIDAP, appunto, come dicevo, è nata nel 2018, gli esordi sono stati chiaramente, insomma, così, un po' particolari. Poi c'è stato il lockdown, quindi abbiamo pagato tutti un po' la pena del prezzo della chiusura. Alla fine, insomma, però ci trovavamo un attimino impreparate, però dopo un primo tentativo fallito di un evento, insomma, siamo andate avanti, e da quel momento non ci siamo fermate più. Da Palermo, Cammarata, da Cireale, a Niscemi, come dicevo prima, a Catania, a Taormina, insomma, non c'è stata una tappa dove
la sezione di Mussomeli non sia stata presente. Certo, ci sono stati dei momenti pure di stanchezza, di delirio, però voglio dire, ne è valsa la pena. Tanto è stato fatto, mi ritengo soddisfatta. Altro avrei voluto fare, tipo quello, questo mi è rimasto, l'istituzione di un premio. Io avrei questo desiderio di fare un premio, di dedicarlo alla memoria del mio amico Peppe Riccica. Perdonate, ma è una cosa alla quale per le morte. Per il resto niente, sono stata contenta di mettere a disposizione le conoscenze e le competenze. Dico, per fortuna la FIDAPA non ha mai fatto, diciamo, possiamo dire che è stata sempre gratificata, insomma, non c'è stato evento in cui non ci sia stata partecipazione, e questo ci gratifica enormemente, perché insomma non sempre l'associazionismo poi sempre così, diciamo, gode di ottima salute, e perciò niente, siamo qui. 5 anni sono trascorsi, adesso tanti auguri alla prossima presidente, a Teresa, con l'augurio di un buon lavoro, e a De Maiora sempre per tutti. Thank you.
interessante. Presidente, vado a dire due parole, due. Allora, buonasera a tutti. Allora, è difficile parlare dopo che parla Emilia, è veramente complicato, perché Emilia dice tutto con una maniera così semplice, così pratica. Io mi sento molto emozionata invece. Mi sento emozionata per questo ruolo, mi sento emozionata perché avete risposto in tanti con la vostra presenza e questo mi rende felice. So che tanti di voi avevano tanti impegni, eppure sono riusciti ad incastrare il loro impegno, a spostarli, quindi vi ringrazio uno ad uno. Sono emozionata anche perché le mie socie hanno dato tanta fiducia a me, hanno riposto tante aspettative nella mia persona e io spero di non deluderle. Spero che questo biennio possa continuare bene come è iniziato e spero di portarlo avanti in maniera egregia come hanno fatto le presidenti che mi hanno preceduta. Ringrazio ogni componente delle associazioni, ogni presidente perché sono stati disponibilissimi alla mia chiamata. E spero di riuscire a lavorare insieme alle varie associazioni del territorio perché credo nel lavoro di rete e quindi spero insomma di riuscire a portare avanti tutto questo soprattutto con l'appoggio delle mie socie, non solo socie ma soprattutto amiche, come d'altronde abbiamo sempre fatto. Sicuramente ogni cosa che si inizia da timore, da perplessità, da dubbi, ma sono sicura che tutto questo si dissolverà con il loro appoggio. Per quanto riguarda il tema internazionale che la sezione FIDAPA tratterà quest'anno, ha come titolo la cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione per una sana convivenza e per una società migliore. Sicuramente nelle varie attività che faremo questo tema ricorrerà spesso perché credo molto nella cultura del rispetto. Sicuramente non mancheranno eventi creativi o artistici perché chi mi conosce insomma sa che sono degli aspetti che mi rappresentano. Se devo dire che cos'è la creatività, è quello di creare degli eventi originali, delle cose originali con poco, con le risorse che si hanno. E in questo devo dire che siamo stati molto, ma molto creativi, Sindaco, perché veramente con poco abbiamo fatto. Insomma, di avere è il discorso che dicevo prima, speriamo che si possa fare di essere sempre creativi ma con più risorse. E concludo con una frase che mi ha colpito molto di Henry Ford che dice: mettersi in zena è un inizio, rimanere in zena è un progresso, lavorare insieme è un successo e spero veramente in tanti successi sia per quanto riguarda la FIDAPA ma dei successi con tutte le associazioni. E grazie ancora di essere venuti, scusate se insomma, l'evento non è iniziato puntualissimo e anche il video insomma, sicuramente chi era distante non ha potuto goderne appieno. Pazienza, la prossima volta faremo meglio, dagli errori si impara. Grazie ancora. Col vostro permesso.
già mi sto facendo assalire dalla sindrome della pasta, perché ci avrei come combattere. Un ringraziamento vorrei farlo alla professoressa Mariana Letizia Navarra, presidente del Consiglio di Biblioteche, qui presente, che ci onora la sua presenza e con la quale abbiamo avuto il piacere di condividere non solo i locali, ma anche parecchie esperienze, insomma, durante soprattutto questo ultimo periodo. Grazie. Chiedo scusa, ma preferisco parlare all'impiedi, ma soprattutto prima di iniziare una breve riflessione vorrei invitarvi, sono certo che siete d'accordo, ad alzarvi per un minuto di riflessione in merito a quello che sta succedendo in questi giorni agli orrori che stanno accadendo in terra di Israele e nella striscia di Gaza in questi giorni. Credo che chi meglio delle donne, delle mamme, possa capire il dramma che in questo momento si sta vivendo e quello che sta rappresentando momenti come questo, quello che rappresentano momenti come questo anche per il futuro di quelle popolazioni in quei territori. Grazie a tutti per questo momento di riflessione, grazie alla fidata, grazie a Emilia nella sua veste di past president, grazie a Teresa nella veste di nuova presidente di questa giovane ma molto dinamica associazione, grazie ovviamente alla Presidente del Distretto Sicilia per la sua presenza e al Past President del Distretto Siciliano. E ovviamente un saluto va al mio collega Sindaco di Acquaviva, alla Vicepresidente del Consiglio e a tutti i rappresentanti delle varie associazioni, vedo qua diverse associazioni, il Consiglio di Acquaviva del tratto che la Presidente ha appena rappresentato, cioè quello di fare un percorso, fare un cammino che sia un cammino di messa in attività. Devo dire che Emilia è stata una rappresentante brillante, molto dinamica, per certi versi rompiscatole, perché capitava spesso di mettersi. Esattamente. E io sono felice, non io sono felice non di questo, sono felice perché una realtà così giovane è nata veramente da poco tempo, è nata anche in un momento in cui probabilmente come dire, organizzare eventi, organizzare iniziative non era esattamente semplice. Sono contento, dicevo, perché questa giovane realtà in questi due anni, in questo triennio 21-23, ha dato prova veramente di avere grandi talenti, e questo grazie alle varie socie che sono qui presenti e a cui va il mio ringraziamento come primo cittadino. E quindi penso che adesso siamo nel triennio in cui bisogna dimostrare la maturità, quindi un triennio dove si sono visti davvero le professionalità, i talenti, l'energia, e adesso ecco, arriva il momento della maturità. E credo sia assolutamente quello che ha fatto Fidato in linea con quello che era l'atto di indirizzo dell'amministrazione da me guidata, il cui obiettivo era quello semplicemente di tirare fuori, mettere a sistema le energie, le tante energie che il territorio offre, malgrado, ecco lì sono, non sono d'accordo, malgrado, so che era una battuta ovviamente,
ma malgrado siamo un paese dell'entroterra, ma malgrado è di resa difficile che bisogna fare, ma ci credo però, questa sì, è no, ma malgrado Mussumeli sia un paese dell'entroterra, Mussumeli è il territorio del Vallone, io penso che cultura si possa fare anche da questi territori. Credo che, anzi, forse c'è uno stimolo, una motivazione in più nel cercare di dimostrare che non è prerogativa solo delle aree metropolitane, ma è anzi un elemento che caratterizza anche le nostre, i nostri territori e le nostre zone. E il video ci ha rappresentato le tante iniziative che sono state fatte, diverse, molte, ecco, con un'accezione di cultura la più varia. Io ho sempre l'orticaria quando qualche pseudo intellettuale confina il termine cultura solo in un recinto senza il confronto con quella che è la realtà quotidiana. Io penso che invece Filappa sia stata una brillante interprete di questa accezione più ampia del termine cultura. E credo anche che la nuova Presidente nel discorso introduttivo che ha fatto ha tracciato quelle che sono le linee che io condivido e per cui do la piena disponibilità, così come è stata fatta, è stato fatto nel triennio trascorso, per quelle che sono le possibilità che il Comune ha, e do la piena disponibilità da parte della mia amministrazione nel proseguire questo rapporto di collaborazione con Filappa. Mi è piaciuto molto il richiamo sul tema della creatività, perché ho scoperto che in 8 anni sono stato molto creativo con i conti del comune, con gli scarsi conti del comune, quindi tirare fuori il meglio, avendo poche risorse disponibili su alcuni temi, credo che sia un elemento importante che, attenzione, non va a merito in questo caso dell'amministrazione, ma va a merito dei tanti interpreti dell'offerta culturale del territorio, è uno degli interpreti più importanti, è stata Filappa in questi 3 anni, e quindi grazie ancora per la vostra attività svolta nella nostra realtà territoriale, e grazie anche per il tratto che avete dato. Sono certo che il Presidente metterà anche quella sensibilità che la contraddistingue sul tema dell'arte, se non altro perché fa parte del suo DNA, fa parte del suo percorso quotidiano, quindi sono certo che da qui potremo fare tante iniziative anche in questa direzione, quindi in bocca al lupo, buon lavoro e grazie a tutte voi. Veramente era opportuno, insomma, che parlassi prima dell'onorevole Catania, considerato l'importanza del... No, considerato l'importanza del... Buonasera a tutti, io dico, considerato l'importanza del fatto che il deputato regionale, insomma, è stato a essere scavalcato da... A parte le battute, no, niente, solo per salutarvi e per portare il saluto della mia comunità. Condivido in pieno tutto quello che è stato detto. Riflettevo pensando che abbiamo dato come comunità un buon contributo, adesso insomma, ce ne abbiamo due, e quindi considerato la dimensione del paese, voglio dire, insomma, e credo che abbiamo dato parecchio. E voglio essere brevissimo. Considerateci anche a noi a disposizione per quello che può servire e per quello che noi abbiamo. Stasera sono presenti dei componenti dell'associazione nata qualche mese fa, Acqua Viva, il presidente Vincenzo Siracusa, che non c'è per motivi di lavoro, ma ci sono gli altri componenti. Hanno già fatto un buon lavoro quest'estate a zero costi per l'amministrazione, proprio per essere in tema col ragionamento che si faceva poco fa.
E credo che loro per essere qua, insomma, li avete, come dire, coinvolti, li avete coinvolti, quindi... Io dico, siccome noi abbiamo sia locali che voglio dire strutture, ci manca forse la materia prima, nel senso ci mancano i giovani, ci mancano i ragazzi, purtroppo. E quindi dico, visto anche la distanza dove operate, se può essere utile anche la nostra amministrazione, considerateci a disposizione. Vi faccio un in bocca al lupo alla nuova presidente, ho l'impressione che insomma se remate tutte, da io la prima volta che partecipo a questo incontro, ma l'impressione è quella di no, l'impressione è quella insomma che remate tutte nella stessa direzione, quindi bocca al lupo, tanti auguri e buon lavoro. Grazie. Invece desidero parlare da questa parte, mi voglio sentire un po' membro vostro. Allora, intanto buonasera a tutti, è un piacere per me essere qua. Quando mi ha chiamato Maria Teresa mi sono messa le mani in capelli, ho detto io Madonna Santa, adesso come faccio ad arrivare a Mossumeri? La vedevo come una meta piuttosto veramente lontana, invece grazie a mio marito, e in questo caso grazie anche a lui, servono anche i mariti, devo dire grazie a lui, diciamo ah, sì dai perché no, andiamo. Ecco la mia prima uscita come presidente distrettuale Sicilia a Mossumeri, quindi vi ringrazio, grazie a Maria Teresa, grazie anche alla nostra Oggi Past, perché ha dato veramente tanto in questa sezione. Mi è piaciuto questo modo di presentare una per una le sue socie, peccato che non si sono alzate nel momento in cui lei le nominava, perché avrei avuto il piacere di vedere la faccia a nome. Però complimenti veramente e brava a te, perché hai fatto un biennio pieno di attività. Sei stata sempre presente. Ricordo quando, questo lo voglio ricordare a Emilia, quando per la prima volta io le telefonai e le dissi: Emilia, ci vuoi anche tu nel distretto Sicilia? Perché non cominci a partecipare? Dai un contributo, è bello stare in mezzo a tutte noi, perché si conoscono tante altre socie, si conosce la realtà del distretto. Era un po' titubante, però ho visto, ha apprezzato questa telefonata e si è messo subito all'opera ed è diventata veramente un perno anche nel nostro, in questo biennio. È stata presente in tante attività del distretto Sicilia e quindi per questo ti dico veramente oggi grazie di tutto, grazie di cuore. È importante che la nostra associazione FIDAPA sia accanto alle istituzioni, che le istituzioni siano accanto alla nostra FIDAPA, perché la continuità di quello che hanno dato qui presente una vasta presidente del distretto, Rosa Maria Lascola, che saluto, la continuità è un segno importante, perché naturalmente ci dà e storia, è quello che ha fatto il passato. Come si dice, sulle tracce del passato si costruisce il futuro e noi dobbiamo costruire, grazie a quello che hanno fatto loro, il nostro futuro. Qual è il mio futuro in questo biennio? Qui già avete iniziato, avete scoperto tanti talenti, avete scoperto la creatività di ognuno di voi e questo è quello che voglio. Scoprire i talenti che ci sono nella nostra federazione attraverso la bellezza, attraverso la bellezza dei luoghi. Io, come ho detto poco fa, Emilia, sono stata nel mio precedente vicepresidente del distretto.
ho girato in lungo e in largo anche per quel, per il tema nazionale che conducevo. Ho visto dei luoghi meravigliosi, ho visto quanto è bella la nostra Sicilia e quante cose che noi abbiamo che non conosciamo. Mettiamole a frutto, facciamole venire fuori. Oggi questa mia presenza qua cosa mi porta? Io mi porto a casa un bagaglio che sono venuta a Mascomeri e ho visto intanto un luogo bellissimo che non conoscevo. Ho visto delle socie innovative, giovani, pimpanti, che hanno voglia di fare. Ho visto se il sindaco è un onorevole che ci può essere utile. Adesso mi metto subito all'opera, ci può essere utile come distretto Sicilia anche per la regione, per quello che andremo a fare. Quindi camminare insieme, è questo il vero motivo della nostra associazione, ed è quello di dare e ricevere. Io nel mio programma ho scritto che voglio essere una socia tra le socie, non voglio essere la presidente. La presidente, certo, sono la presidente, ci mancherebbe, ma prima di essere la presidente sono una socia, perché ricordatevelo, i ruoli passano ma le socie restano sempre, quindi è un valore aggiunto essere socia, non essere ruolo, quindi è importante anche per questo. I miei obiettivi quali sono? I miei obiettivi messi a frutto quando ho fatto appunto la candidatura sono 10. Il primo è quello di star vicino alle sezioni, cominciando dalle piccole sezioni, e questa è una prova. Sono venuta da Villa Franca di Rena a Mussomeli perché era giusto dare un segno alla sezione di Mussomeli. Non è finita qua, mi vedrete spesso. non è una minaccia, attenzione, adesso poi conosco la strada, posso venire un po' più spesso. Un altro è quello di far venire fuori il made in Sicily attraverso le bellezze, attraverso le start-up, attraverso l'ambiente, attraverso il nostro mare, attraverso il sole, attraverso quello che noi abbiamo di bello in questa Sicilia. Un altro è quello di far capire che cos'è il nostro regolamento e il nostro statuto. Sarà compito mio, ma sarà compito anche delle past presidenti far conoscere lo statuto, perché non è un rimprovero, però vi voglio far capire che conoscere lo statuto e il regolamento è anche una crescita, ci fa conoscere tutti i nostri, anche i nostri obiettivi che non tutti conoscono, e naturalmente le regole, perché noi abbiamo delle regole che bisogna mettere in atto, non è che ce le dobbiamo, le dobbiamo solo scrivere e poi non metterle in atto. Quindi cultura del rispetto, cultura della donna, cultura anche degli uomini, dei bambini, di tutti, ma mettiamolo in atto tutti questi nostri obiettivi. Aspettate, perché non me li ricordo tutti, li ho fatti, non sono di buona memoria. Un altro obiettivo è quello di mettere una finestra digitale sul mondo. Che cos'è? Allora, mi piacerebbe che tutte le nostre attività, sia del distretto ma soprattutto quella delle sezioni, vengono messe a conoscenza attraverso una rete. E quindi quale miglior in questo momento blog che abbiamo è Facebook, no? Quindi far venire fuori nella pagina del distretto Sicilia, che la leggono un po' tutte, quelle che sono le attività delle sezioni. Quindi ci sarà appunto una pagina dedicata alle sezioni. Chiunque fa un'attività può metterla nella pagina del distretto Sicilia e ha la sua risonanza. Una cosa che mi piace tanto è la bellezza, ne ho detto poco fa. Noi di bello ne abbiamo veramente tanto. Ne approfitto per dirvi che il 25 novembre faremo l'apertura del distretto Sicilia a Milazzo. Magari tanti di voi conoscono Milazzo, tanti altri non lo conoscono, quindi avranno modo di poterlo conoscere. E la faremo dove? Al castello di Milazzo.
è un castello più che un castello, è una fortezza, là dentro ci sono tante cose bellissime da vedere, anche perché si estende in lungo e in largo, ci sono persino le catacombe, pensate un po'. Perché il castello di Milazzo? Perché è il mio territorio, perché abbiamo in questi anni, le abbiamo fatte in tutte le città le aperture, Palermo, Catania, Messina, forse qualche volta anche a Messina, Agrigento. Oggi tocca a me e quindi lo farò nel mio territorio. In questa occasione cosa faremo fare alle socie? Ecco, bello. Faremo diventare protagoniste perché loro possono esporre la creatività, quindi possono fare lungo il percorso per andare al castello, possono esporre qualcosa di proprio, quindi un quadro, due quadri, una poesia, rendere questo percorso sensoriale un po' meno noioso, e quindi quando si arriva al castello naturalmente è un po' meno antipatico che arrivare e dire ah Madonna Santa, sto passaggio è surciolevole, non si può andare, i tacchi, non tacchi, senza tacchi vi raccomando, quindi venite tutti senza tacchi, con scarpe comode, ma sarà un momento, il momento dedicato alle socie. Ecco, questo è il mio obiettivo, iniziare con un abbraccio con tutte le socie e farle venire veramente fuori con i loro talenti e con le loro creatività. Cosa si farà al Castello di Milazzo? Castello di Milazzo, che è il giorno 25 novembre, pensiamo di fare un convegno sulla violenza? No, no. Noi non dobbiamo parlare di violenza, noi donne, noi dobbiamo parlare di amore, perché attraverso l'amore, secondo me, il mio parere molto personale, non si fa violenza, si evitano le cose più brutte. Quindi sarà bello parlare d'amore in una giornata di violenza. Come? Attraverso uno spettacolo di mimi antichi, dove naturalmente ognuno di loro rappresenterà un qualcosa. Non ve lo svelo, se no non ci venite, che venite a fare. Quindi questo è una breve excursus di quello che noi vogliamo fare insieme al mio comitato di presidenza, che questa sera non è presente, ma sarà presente in un'altra occasione, perché noi faremo anche gli incontri con le figure omologhe. Quindi sceglieremo paesi piccoli, sceglieremo sezioni piccole per poter naturalmente fare aggregazione, perché l'aggregazione è quello che è l'anima della nostra FITAGO. Ho realizzato un motto, il mio motto per questo biennio è unite per unire, non a parole ma con i fatti. Grazie. Brava. Grazie Presidente. Prima di concludere con la preghiera internazionale, devo ricordare Maria Giangitto, che manda i propri saluti, che è stata già la Presidente distrettuale, ci teneva tanto. Adesso invito tutti i presenti ad alzarsi in piedi per ascoltare la preghiera internazionale che sarà affidata alla socia Maria Carmela Di Tonto. Allontana da noi, Signore, ogni meschinità. Aiutaci ad essere magnanime in pensieri, parole e azioni. Aiutaci a non essere critiche ed egoiste. Aiutaci ad abbandonare le nostre pretese e a incontrarci a viso aperto,
senza vittimismi e senza pregiudizi. Aiutaci a trovare tempo per ogni cosa, rendici calme, serene e gentili. Insegnaci a tradurre in azione le nostre migliori iniziative, onestamente e senza paura. Aiutaci a comprendere che sono le piccole cose a creare le differenze, che nelle grandi cose della vita siamo unite. Dacci la forza di arrivare a toccare e conoscere il grande cuore umano che noi tutti abbiamo in comune. E Signore, aiutaci a non dimenticare mai di essere generosi. Adesso vi presento il mio direttivo. Abbiamo la vicepresidente Ilaria Sparacello. Grazie. La past l'avete conosciuta abbastanza. Poi abbiamo la nuova tesoriera, Claudia. Fuori per lavoro, Antonella Viginati, la nostra revisore, e le altre socie che già Emilia. E le presentiamo ora, Giacinta, Giosella, Isabella, Carmela, mettetevi qua, così facciamo la foto. Ah, ecco, Emilia mi ricorda di dire che ci sono tante socie giovanissime che però sono fuori, che fanno parte delle Young, che sono fuori per questioni di studio. Maria Teresa, ci sarà anche un progetto per le Young. Ho dimenticato di dire che, essendo che noi non abbiamo una past, ma sicuramente lavoreremo con le past, quindi Emilia, ti prego di portare avanti quel tuo progetto sulla borsa di studio dedicata al tuo amico. E quindi quando lo farai tu ci metterai a conoscenza, e se posso già da ora ti impegno a essere presente. Grazie. Grazie a voi. Alla presidente, al presidente Calogero, vieni, al presidente del circolo Tarambia, alla nel frattempo Teresa, volevo subito allacciare questo rapporto di collaborazione con le FIDAPA, invitandovi a presentare, stiamo lavorando in commissione attività produttiva sul nuovo disegno di legge di riordino dell'artigianato in Sicilia, e uno dei punti sarà l'artigianato di qualità, quindi mi posso permettere, chiedo di darci una mano per fare una norma che sia più la possibilità, perché nel progetto delle Young
ci sarà anche un progetto sull'imprenditoria, un progetto sia sull'imprenditoria femminile che quella giovanile. Pertanto l'aggancio con lei sarà sicuramente valido, perché ci dà tutte le forme di, in questo momento, che vengono dal PNRR, o se non è PNRR qualcosa regionale, naturalmente che possiamo portare all'interno della FIDAPA e fare promozione, perché questo è il nostro obiettivo, quello di promuovere tutte quelle che sono le donne e le attività delle donne, e noi in questo biennio lo faremo. Quindi gradisco, grazie per questo suo approccio, che prenderò immediatamente, non si sarò dal dire al fare. Io rilancio e rimetto a disposizione, mettiamo a disposizione come amministrazione il portale pensiamoassud.eu, che già contiene, diciamo, tutti i supporti, l'assistenza tecnica per, soprattutto per le start-up giovanili e quindi. Benissimo, questa è una cosa che mi riempie veramente di gioia. Grazie veramente. Grazie. Di cuore. Anche a nome del mio comitato di presidenza. Prima mi è sfuggito, prima volevo dire che già abbiamo un evento a cui parteciperemo insieme alla Promoto, che si terrà il 22 di ottobre, Cammina con la Musica, dove sarà un evento per la prevenzione dei tumori femminili, e infatti cammineremo per le vie del paese, ci sarà un tragitto dove cammineremo con qualcosa di rosa, e una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per la ricerca. Vi aspetto tutti, numeroso. È superfluo, quindi è un talento femminile, chiedo a questo talento di venire ad esporre al Castello di Milano. E qua dovranno subentrare i maestri, certo, per caricare le macchine, le opere sono molto belle, quindi sai quanto può essere valido per una socia farlo vedere. Rosa Maria, facciamo una foto, questo magari. Scusa Emilia, perché non si vede proprio? Vai, Emilia, vai. Vieni. Certo, tutto il cielo. Vieni, Claudio. Capisco che sei assolutamente di mia, però. Perché non ti vuoi? Vieni Rosa Maria, poi facciamo questo, così ci consegnano. Ok, insieme. Emilia, sì? Ora passiamo alla
abbiamo visto troppo tempo. Grazie.